thank you Cari amici di Telegarda, amici del dialetto, spero sempre amici della trasmissione che è, non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. Ben ritrovai. Senti subito che mi sono partito come una scheggia, a parlare dialetto. Perché stavolta la trasmissione la sarà tutta in dialetto. Intanto vedete una bella roba che dopo tante puntate, girare, dentro strofe dei studio di de, de Telegarda Arco, ancora mi trovo all'Averta. Vedete una bella giornata di sol, calda. Eh, D'altro canto, l'anno la zena la si lamentava perché continuava a piovere. Stam, invece, non piove, fa massa la gente la si lamenta ancora. D'altro canto, il detto famoso il dis Il tempo e i fiori fanno quel che vogliono Cioè, il tempo e i ricchi fanno quel che vogliono, quello che vogliono, come vogliono. E quindi, tenite questo tempo. Perché se non c'è la verità, Tant vi dico che se torbole, eh, vedete che mi sono allargata l'arco, se mi a, a torbole. se mi e siccome parlendo di dialetto, approfitto per dire una roba che ho sentito riguardo a questo nome, torbole. Mi ma sempre di che torbole si chiama così, perché ogni tanto la sacca, eh, la butta fuori, quando è piena, è temporai, la butta fuori con l'acqua così sporca, così torbida, in italiano, che la diventa torbola. E allora questa acqua un po' la va a riva, un po' la va a torbole, e quindi le acque delle torbole le diventa proprio torbole, cioè torbide, sporche. Ecco. Fatta questa precisazione e vi dico perché sei in chi perché poi voi parlarvi del broccol de Torbole, che da qualche am le diventa una star. scusate questo termine qua, eh? Eh, un po' fuori dal dialetto, nel firmamento gastronomico ormai le è una star. E Gauchi delle persone che appunto vi spiegherà perché le diventa una star a dire la verità una volta quando ero bocciami se mangiava broccoli si diceva che a mangiare ancora o mangiare broccoli attenzione ma poi bisogna stare su con le ricce. non se può dire o a broccoli no se dire o a broccoli di Torbole o mangiare broccoli della Val di de non si può dire o a broccoli si fa anche una brutta figura ancora che insomma, la gente di mangiarla se l'intende non come una volta insomma, che si mangiava lì alla buona ancora quando si mangia bisogna stare su con le ricce, anche come si parla mi go la curiosità di sapere come a un certo punto dite, il Broccoli è diventa così famoso. Allora chi quel che a un certo punto la mattina ha detto che bisogna fare qualcosa per il Broccoli di Torbole. E la Ruggero Belotti. Ruggero Bellotti, che negli anni 60 era un buon zugador dell'Olimpia di de Arco, l'Olimpia del Mario Proc, del Franco Viola, del Nino Zampiccoli, no? che a un certo punto da Arco si è trasferito a Torbole e si è data anche alla politica, la mattina che chi si alza su e si è data alla politica, le sta amministratore, mi è passato il baglio del comune, le sta anche, a, le nei Alpini, le sta a capogruppo della sezione, quindi è un personaggio bene nella comunità torbolana. E allora il Gocchi proprio adesso, Chivi Simami, sotto la pergola delle vigne del Carlo Bombardelli, che vi presenterò dopo, che è quel che prepara i brocoli, perché per bagnare i brocoli, che vuole qualche duni, che li coltiva, e il Carlo Bombardelli è uno di questi. Intanto devo dire a Ruggero grazie per aver accolto il mio invito, l'invito anche che spero sarà gradito dai nostri amici di de Telegarda della trasmissione, e a che domanda un po' appunto la storia del Broccoli de dei Torbole. Come mai il Broccoli de dei Torbole diventa così importante? Allora, dopo, dopo aver lavorato una vita in bottega, dopo aver dato qualche ama alla politica, eh? dopo dico. Eh, mi sono guardato in, son guarda in, son guarda in giro e guardando le campagne lì dove, dove abito mi abito nell'entroterra dei torbole no? le campagne che man mano che le era sparite era sparito le vigne era, era sparito tutte le coltivazioni dei brocchi e, e, e ho visto che era rimasto solo una di gente, una di raccoglieva brocchi basta perché tutto quanto era stato cementificato e siccome avevo sentito parlare di questo brocco del torbore, che diceva quale, il del però ormai le restano messa di gente eh, nascosta, perché ormai non, non aveva nessuna importanza. Quella. Allora, cosa vuoi Cosa dimi? Non dico un lampo di genio. Anche perché, siccome. Ho, ho, passato una, ho, passato vita, ho passato una vita col turismo eh, e visto che il turismo a eh, Torbole l'inverno non lo e visto che, che il broccolo poteva aiutare a far, a, a far, sì, a far sì che, che anche all'inverno eh, Torbole potesse rivivere o risvegliarsi almeno per un, mese, per un mese, ho detto ma proviamo a lanciare questa idea qua. E allora cosa ho fatto? Ho fatto una, una lettera, ho fatto delle fotocopie e sono in giro a distribuirle alle persone che pensavo che le fosse interessate e fra queste persone eh, per fortuna che ho trovato una, l'Aldo Miorelli, il quale le, le, le sta molto contento di questa cosa e subito mi ha dato il suo, il suo appoggio. E eh, eh, abbiamo detto, ma cerchiamo di fare qualcosa, cerchiamo di fare non so, una specie di festa del Broccolo per, per vedere se, la, se, se, se può avere dei sbocchi, se può avere un eh, futuro. È allora, abbiamo male, è venuto, venuto l'inverno e abbiamo fatto la prima manifestazione. E, come si chiama? Del, del broccolo, del torbore. Qualche anno fa, sette par anni fa. Parliamo di sette, sette anni fa. Ma scusa, Ruggero, ma come ha fatto a coinvolgere altri produttori, altri coltivatori? Perché non era facile, insomma, tirare dentro che magari non aveva mai coltivato, che aveva una preparazione, una cultura adeguata per coltivare i broccoli? Beh, eh, per coltivare i, i broccoli, che vuol dire la cultura, però cosa, eh, da cosa è iniziato? tutto? Da, da questa manifestazione, da questa manifestazione che avevamo fatto sul porto e avevamo abbinato eh, i broccoli con la carne salata e con delle, e con delle, pe, pesate, e con delle pesate. Noi pensavamo che fu, fu una manifestazione insomma, che la finiva, lì, la finiva lì, qua e là. Però si è stati meravigliati dall'afflusso de, dall della gente. E dopo sto, eh, la gente eh, le, le veniva e la domandeva nei vari nego, negozianti, anche nei, nei dintorni, gli è cominciato a domandare il broccolo delle torbole. E ne, nello stesso tempo aveva messo insieme anche 3-4 ristoratori che l'inverno gli adaverti il ristorante per fare 20D il broccolo delle torbole, nel, per fare il menù col broccolo delle torbole. Allora, cos'è successo? Che, eh, che. gli domandeva il, blocco, il gli domandeva il blocco. allora anche al coltivatore che mancava il terreno, perché no, il terreno eh, che aveva. aveva era piccolo. aveva convinto un altro torbolante che aveva un grosso, un grande terreno, che l'era coltivata a vigne, però non rendeva niente. E, eh, i e allora si è le vigne eh, è e le ha messo i broccoli e in quel terreno lì ha messo 5-6 mila broccoli allora i broccoli dice, che quando, quando non era eh, come si chiama eh, salì agli onori della cronaca non e eh, eh, costava poco, costava una monada l'era un ortaggio così anche a disprezzare come veniva la ribalta e eh, si è rivalutata e si è rivalutato sia il Brocol, che, che il, il, il lavoro de, del, del coltivatore certo. e, a, e anche la, la, la moneta che, che, che poteva eci, e Vabbè, mi allora pare di aver capito come è cominciata questa storia del broccol però prima Ruggero che, diceva che l'ha coinvolto un'altra persona in tutto Ambaradana, in tutta questa storia interessantissima dal punto di vista proprio agricolo-economico. e economico. La parla dell'Aldo Miorelli. L'Aldo Miorelli lei è un professore d'italiano in pensione, è storico, ricercatore specialmente di storia locale, specialmente legato alle guerre mondiali, specialmente alla prima. Lei sta con la giurisdizione di Penede e adesso lei è con il gruppo culturale Benac. Allora mi chiedo cosa ha fatto per questo broccolo di torbole. Perché mi sono dato da fare? Ma perché quando Ruggero è venuto da me eh, ho detto che bella occasione per ricordare anche il lavoro che appartiene alla mia memoria perché mio papà, mio popà corretto in dialetto torbolano, era contadino no? e quindi anche noi da bocci, noi veniamo in campagna, so cosa vuol dire un po' il lavoro del contadino la fatica che si feva, eh, dopo da che da bevere questi brocchi che aveva sei ossi, sempre di stai vai. e allora dopo sguassa orta, da che a pochettino quello necessario, non sbianzare su tutto, come papà il diceva, questo, questo e quell'altro e dopo, ne scapeva a volte qualche bisogno, allora il motto era al pè della vigna o al pè del broccolo è per questo che viene su Broccoli Bay, no? allora, questa cosa che io dico, sì, dai che fai qualcosa, aveva messo insieme anche altre altre persone, come la ricordava i ristoratori, altri interessati a voler recuperare un po' la memoria di sto broccolo, de torbole, no? che veniva anche all'Ufam, per quello no? la qualità lei è buona. Allora mi sono messa a dare la mamma a Ruggero a organizzare quel che era da organizzare, la manifestazione eh, che l'abbiamo fatta in dicembre, eh, e compagnia bella. E dopo anche la mamma mi ha voglia di cercare notizie, siccome notizie... Siccome so, mi piace andare negli archivi, vedere le robe vecchie, o sti, più stagionali e più, più fresche le, eh? sì, manca la Pantegana, la Pantegana, le biblioteche non sono un topo, sono là a formarmi. se diceva che è venuta da Verona nel 700, il broccolo di torbole viene da Verona, allora invece non penso, no, perché è molto antica questa coltivazione. Nella seconda metà del Cinquecento trova nell'archivio, tra i personaggi che era chi l'era Foresti comunque, c'era un certo Giacomo detto Brocol. Allora questo qui è Mandrisale Rece, no? Brocol da Par, da Padaro. Allora corre su a Padaro a domandare che lì al Capelam, dopo sai che è il capelam, che l'è il... Perché cureva anche i bisogni dell'edificio della dell chiesa, dell no? Lì del posto. Se i capisci magari la memoria, la tradizione del un a pagare, no? Fa. Allora pensa, come mai? Allora, può essere questa lì a portare il brocoli? Può essere. O senz'altro che piaceva i brocoli. i broccoli. del 500, ti hai detto? Cin, eh. eh decenni del Cinquecento, del 500, 1500, 1500. d.C. Ecco, esatto, I faraoni, il a Andrea. Però dopo notizie, di questa roba che non trovino, perché ho trovato anche eh, le spese per, per il Maiar nel 1712-13: di quei che erano in giro per la comunità a misurare, a valutare, a stimare le campagne, no, i campi. I Neva Maiar non sono dove? Nella tra Osteria. Però nei, nei menù c'era il formaglio, che era il lumace, che era la salata, che era... De tutti, ma broccolo no, perché salata lo comprendeva tutto, no? Probabilmente... Che era dentro anche il la eh, Salata, come si la Salata, salata d'inverno che era in, in gennaio che in veniva all'osteria a mangiare. Se in 500 parlava di Carlo Broccol e il broccolo lo, lo, sì, eh, lo conosceva. Giacomo Broccol. Giacomo E lo conosceva, il brocol. sì. Ma ho idea che torvo è nacche il brocol. Okay. Perché, e, e dopo trova un'altra notizia in archivio del, NAC, de, de, del Comune, nel 1811, quando il Regno d'Italia, no? de Napole, dei Napoleonidi, o napoleonici, come te okay. voi, un contadino di NAC na che okay. all'autorità giudiziaria che aveva rubato 200 piante di brocol. 1811, il furto dei brocoli, questa è un'altra testimonianza, sì, solo due secoli, però, però eh, non è sempre stagionale. Insomma. Quindi dopo aver ci il del adesso andiamo a vedere come si coltiva il broccolo, <ride> perché sennò no non si mangia. E allora avevi chi proprio ospite, il Carlo Bombardelli, che adesso Carlo Bombardelli ne porta proprio sul posto a vedere i brocoli e a spiegarne come si coltiva. Eccoci qua allora con Carlo Bombardelli, quello che veramente i broccoli li coltiva. Allora Carlo, buongiorno. Buongiorno, Grazie buongiorno per, a tutti per aver accettato il nostro invito, detto Telegarda. Sì. E con te una domanda curiosa, ma perché i broccoli i vai proprio a Torbole? Perché dal Passo San Giovanni, venendo dentro a Torbole eh, la mattina, se, se, se molla il vento la, la da d'Adige l'hai più fredda il lago di Garda richiede il caldo e causa il vento no? eh, causa il vento come vuol dire no? non si forma la brina e il broccolo senza la brina cresce a Arco o arriva, che a volte che le brinate non le eh, eh, va a benedire ecco, scusa Carlo, da quanti anni è che ti coltivi i broccoli? ho presto 80 anni eh no, eh, lei da Boccia sì, ha sempre aiutato. Sì. Allora coltivava eh, 60 anni fa, 70, e come fra di 15, 12, 15, 12, 15.000 piante. Ma ah, quindi le era già richiesto il broccolo dei Torbole allora? Ma allora andava più di adesso? Allora, no, a, noi avevamo un camion, che veniva due volte la settimana da Verona, noi soli non anche 15 quindici quintali in un giorno in no? 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 e 20. qui da Torbole aveva i gamberoni che aveva, eh, i gamberoni sì, no? No? che veniva a Torbole e non è altri che d'accordo con questo qui dopo nel 1963 ho comprato la macchina mi le sento familiare e allora sono nato portevo portavo il roveredo, generale, mi so. nelle botteghe eh, sono arrivato a Storo a, a, a Storo. portarli rimane con la polenta la sua no? famosa polenta di Storo <ride> senti Carlo adesso però per i nostri telespettatori sì. dovresti dirne come si coltiva il broccoli. perché sembra che qualche giorno che dica aspetta che mi tocca a me a coltivare il broccolo? Eh, eh, prima di tutto bisogna avere la sommensa giusta, giusta. Eh, va somenata il 25 al massimo il 30 giugno, ah, quindi a giugno quindi sì. alla fine di giugno bisogna somminare. Sì, perché in un mese, in un mese 5 giorni o dei gi, infatti, me parlo un mese per sorta. No, no, va bene così, va bene no? E i, Le piantine pronte, le alte 10-15 centimetri, come hai visto lì del trio. Allora si, si le leva perché, cioè. e si trapianta. Uh, le bine sono a 70 cm no? di larghezza, e una volta per farli bene anche a 70 cm. Ora veniva un brocco da un chilo, un chilo e messe riusciva sì, bene. No? E dopo, quando è che si raccoglie? Si raccoglie. raccoglie. La, I primi che avevano una qualità, allora i buonorivi si, si toglieva su. Si taglieva e viva, cominciava a novembre. Scusa, dicembre. i Bonorivi per i nostri, telespettatori, quelli che arriva prima. E arriva prima, e la parola buon'ora. Bravo, buonora. No? E, e dopo che i tardivi, che sarei che a questi, adere, i Bonorivi non vengono più, perché non fanno più, più bene, per magliare, per mille, per mille, anche, anche prima, per modo di dire. Non e, e i tardivi venivano da gennaio a febbraio. No? Ho capito. Senti, c'è qualche anada che ti ricordi particolare, che c'è stato dei problemi, una, una nada particolare. Non state per parlare prima del 66, eh, Il 66, 66? io causa te, temporali, piogge. Io impiantai verso i, eh, il massimo sarebbe il 15 agosto, se, io impiantai verso i 20 e dopo la continuava a piovere tutto il settembre. Il broco ha bisogno dell'acqua, ecco, ma, dargli ma dargli però di... se l'è troppa, non, non cresce, è, non... è come tutte le robe, e, certo? no? e, e so che no, e non, quell lì Quelli che hanno in tardi non gli ha ben mica. Ho Quindi no? dargli acqua tenere tenere ben netti dalle erbe. erbe no? tenere via qualche bestiola che magari la valia. Ma che tanti chi che da sul velem. Quella... No, Mi, no, ma io non ho mai dato, ho neanche gli altri. Ma ah, significa coltivi biologico? Ah sì, beh, eh, se hai una pianta che, che va su le bisse che sarebbero, ah, quelle verde, no? Le va su di una pianta solo, boh, poi lì le toco le e le, so, le, so, le schizzo con le mani, quella pianta solo, non è beh, che è messa per tutto il campo, no? Ho capito. Put Noi, puteloti, quando era quasi ora, il, il brocco, se, vedeva, se ne va a caccia di queste larve della oh, cavolaia, sì, no? Sì, sì, se le veneva su e per terra le esceva. Sì, sì, sì. Non so se avendo detto quel che era da dire sul brocco, sulla coltivazione. Se voleva una, una, una cosa ecco, eh, con... particolare, sì. un anno non veniva, o oh, che non veniva mia quella da Verona, quella che stava, il mio fratello, a neanche quel bo li portiamo a Rovereto. Perché Rovereto era. La migliore piazza. Con il bo col car. col car, col bo e col e che car e voleva un'ora e un'ora e un quarto. Ah, cade ore, ah, lo vedo. Ah, dico mia era un boccia che ne scuola ancora, almeno camino. E allora non era in carradori, neanche, ma mese di Drio che si si ferma al bo con sui sette quintali di brocco da mettere che il socchetto sotto la roda, no? Perché i Carradori, il logà automatico. Il Galfrino no? insomma. Infatti, un po' le firma al passo San Giovanni senza mai fermarsi. Se siamo arrivati al massimo amori che venduti tutti. Bene, con questo aneddoto curioso del Carlo Bombardelli che ringrazia di nuovo per aver partecipa partecipato a questa Cerada sul Broccol de Torbole. Prima della chiusura vi dico subito che non che sarà il vocabolarietto, invece vedrò, attenzione, un par di ricette sul Broccol de Torbole. Bene, cari amici di Telegarda, siamo arrivati quasi alla fine, dico quasi perché eh, prima... Per chiudere devo ringraziare i nostri ospiti, prima di tutto è il Ruggero Bellotti. Grazie Ruggero, che mi pare però che ti vuoi dire qualcosa. Sì, volevo solamente aggiungere una, una piccola cosa, che sette anni fa, eh, all'inizio delle nostre manifestazioni, era, era coltivata orbole solamente dai 2.000 ai 3.000 brocchi Adesso, ma arrivati a un numero da, che, che oscilla dai, dai 40.000 ai 45.000 brocoi in questo arco dei anni è stato tutto questo sbalzo ecco e perciò noi siamo contenti di aver fatto questa cosa. Quindi in bel volano l'economia qua alto Gardesana e torbolana in particolare. Dopo naturalmente ringrazio l'Aldo Miorelli che anche a lui mi pare il vuol dirne qualcosa anzi prima saluto il Carlo Bombardelli che mi pare che non voglia dire niente no il comunque polsa. grazie perché il polsa perché le sta io i brocco i film ad ore fa e invece l'Aldo Miorelli il vuol dirne qualcosa. Sì, eh... Voi ricordate che per dire come cambiare i tempi comunque nel 1945, dopo la fine della seconda guerra mondiale, i Torbulani ha chiesto al CLN anche di dare una mano per recuperare il suo mense e gli ha trapiantato tra 240.000 broccoli allora. Quindi eh, queste le erano i dati. D'altronde altre verdure invernali in Novenera il brocolo, lo feva da padron. E poi dopo il broccolo anche ha preso uno slancio notevole. Ma che passa il tempo, il può essere sempre maggiore attraverso l'intervento di Slow Food. Perché mi sono iscritto a Slow Food, ho conosciuto il responsabile regionale, il Valentini, Sergio Valentini del. Scusaldo, Scusa, però spiega mica, tu ti sa qual è Slow Food. Ah, Slow Food, allora, se riassume in questi tre verbi, no, in questi tre aggettivi, le, le finalità di Slow Food: buono, pulito e giusto, ossia, prodotti dell'agricoltura che sia buoni che siano sani anche, puliti e giusti nel prezzo per il contadino perché è inutile fare il coltivo e dopo stare lì a lesinare stare lì a discutere dei centesimi il contadino lavora e fa il suo prezzo se voglio il brocco no e che il vento è quello che lo compra no? perché se può sopravvivere anche senza Quindi, brocco questa è la filosofia sì. del slow food certo, slow food deve riconoscere il lavoro di chi lo coltiva riconoscere la bontà del prodotto eh, quindi eh, buono, pulito e giusto riassunto tutto allora siccome la trasmissione na per le lunghe non no vedo i, i soliti vocaboli però l'Aldo e il vedà due ricette per eh? ah, sì, sì. Sì, sì. cucinare il broccoli di Torbo che mi, mi ricordo eh, broccoli con riso e broccoli con le pesate salate sentivi i broccoli con riso broccoli con riso ti devi fare il broccoli. Tirare via le foglie pudure esterne quelle altre però eh, a un certo punto hai le foglie che te devi monserle Quelle che ti riesce a montare, hai la foglia della parte soda dove non è il verde e ti fai così, ti monsi la foglia, quello che ti resta a mano è buono da cosa. quindi ti puoi fare anche stracola preti se ti vuoi con quelle lì, sono delicatissime e, te le metti e, allora, no, e se, se prepari le foglie ti puoi usare anche stross il peli che tira via proprio quella, quella, la parte esterna che è dura, il al gambo. Insomma, un sì, gambetto così. Mi ricordo da boccia mia mamma, quando la preparava il riso con i che a me, me piace il mondo perché fa parte ormai della memoria che non è solamente il gusto, sì. è anche la memoria che mi mangio quando mangio questa roba qui. E la ne cureva stross a tocchettini e il manieve, croccante come un ramanel. Che boh, mi me, me ricordo allora, il, allora, una volta preparare le foglie ti metti l'acqua a e quando la boia è salata, no? ti metti le foglie, perché metti un po', po di pu. un paio di minuti dopo, ti metti so, il riso a tocchettini, e col, no, il riso, il riso col broccolo a tocchettini, insieme che se, quando le cotti uno, le cotti anche gli altri, e quindi te scoli, e dopo, il Carlo diceva giustamente, che per fare un buon broccolo si vuole un buon olio l'olio sì dopo grande se devo mettere anche il formaggio tu quel che tu che te vuoi. E questa è la prima ricetta l'altra è pesata le, broccoli l'eccellenza di torbole perché chi che aveva anche il pes pes pesate salai, saori robusti ostrica che adesso, le pesate te puoi sostituirle anche con le sardine te puoi sostituirle anche con i pesi del mar. basta che sia un saur di quei oh. forti insomma perché il dolce del broccolo è mitica, tutta se sposa bene, Quindi, e quelle te cose olio oh oio, bomba, che è quello lì. Te lessi il broccolo, te metti insieme, buon appetito. E io vorrei domani per me, perché ho quattro curegoni da fare alla griglia e in aria ben con i broccoli. Eh. Bene, allora, con questo ultimo spunto del Carlo Bombardelli che Adesso, tutti e tre, va a fare una merenda. Secondo voi a cosa mangia? E ancora merenda: broccoi. E la crema dei broccoi nell'agraria, è eh? l'agraria la fa, la commercializza. Anche la crema dei broccoli sì. per la merenda e anche per la colazione. Quindi, se stai ancora molto lunghi, spero di non essere stati noiosi. Vi ringrazio della vostra attenzione. E naturalmente, vi aspetto alla prossima puntata. Ciao a tutti.